E bella a tutti ragazzi, sono Anchisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Dobbiamo, se non ricordo male perché è un bordello che non ci gioco più. Oh, qua c'è una stazione per il difetto. Dobbiamo entrare nel comp del muretto. Infatti. Quindi trasformiamoci. E chi è questo qua? Non permetterò a nessuno di disturbare la pace di Alohaha. È lui, è l'enorme wizard di cui Sonia ci ha parlato. Sparite, virus. Pioggia di pugni! Ah, ok, va bene. Ha già vinto, cioè... Wow, è forte! Non male. Scusate per la voce, ragazzi, sto ancora un po' così. Sembra che non sia... che non ci sia fine a queste vili creature. Quella era la mia centesima eliminazione. Centesima! Deve aver messo una vita... deve averci messo una vita! Non sono per nulla stanco, impressionante. Gente, ma chi ha voglia di stare di eliminare 100 virus? Ti prego, permettici di aiutarti. Volete combattere? Il vostro aspetto non mi ispira molta fiducia, ma fate come desiderate. Ha! Non sottovalutarci. Se dubiti delle nostre capacità, allora guarda. Ti mostreremo il vero potere di Mega Man. Mega Man? Lo stesso che ha salvato la Terra per due volte da una grave minaccia? Molto interessante. Sarei onorato se mi mostraste la vostra forza. Ah, bene, ok, siamo famosi. Ragazzo, facciamoli a pezzi. Ok. Ok, so... Che cavolo siete voi? Seriamente? Due lupi, davvero? Cosa fate? Cosa fa? Ok, ammetto che era parecchio... Perché lagga? Perché lagga? Perché lagga? Non rompermi. Ah! Ah! Spero solo di non doverne fare 100. No! Oh! Dai, mi dicevo. Vai, così. Taurus Fire. Perfetto. Ok. Questi tizi qua non sono... Eh no. Ho fatto una doppia, mi ha laggato tutto. Mi sta laggando tutto. No, anzi, facciamo così. Invisibile. Nemico eliminato. Davvero, 350 zeni. Ah, siamo usciti dal muretto. Oh, molto interessante. Chi sei, Bambo Natale? Non avrei mai creduto che Mega Man fosse davvero così giovane. Le tue capacità di lotta sono impressionanti. Mi scuso per averti parlato con sufficienza prima. Chiedo il tuo perdono. Lascia perdere, capisco benissimo. Comunque, potresti tenere per te il segreto che io sono Mega Man? Certamente, se è ciò che desideri. Ti ringrazio di cuore, Mr. Grande Wizard. Per merito tuo sono riuscito a fare le mie foto. Ti dispiacerebbe dirmi il tuo nome? Mi chiamo Strong. Sono addetto al sistema ambientale, presente nel castello Alohaha. Ah, è lo famoso Strong. Sei la divinità guardiana di Alohaha? Sei quel Strong? Non avrei mai immaginato che ti avremmo incontrato qui. Beh, effettivamente. Solitamente risiedo nel castello Alohaha. Mentre ero di pattuglia mi sono imbattuto in questa signorina. Mi sono fermato per poterla aiutare. Domani andremo al sistema ambientale per capire come funziona. Capisco, siete i ragazzi dell'elementare di Eco? Mi avevano avvertito del vostro arrivo. Ad ogni modo, per adesso devo andare. È stato un onore conoscervi. Suono di levitazione. Se vi trovaste nei guai, venite a trovarmi. Sarò nel sistema di controllo del castello Alohaha. Il rumore stranissimo. Mai sentito prima il Megalo.
Ehi ragazzi, rimarrete qui fino a domani, giusto? Proprio così. Anch'io rimarrò fino a domani. E visto che non ci capita spesso di stare insieme, divertiamoci. Sì, idea grandiosa. E naturalmente Jack e Mrs. T hanno fino a tutto. Che allegra compagnia. Sorellona? Strong, è più potente di quanto mi aspettassi. Sarà molto divertente. No, perché non mi lasciate fare una vacanza in santa pace? Non sprecare la grande possibilità di divertirti con l'acqua dell'oceano. Va bene, ok. Avevo già fatto un bagno, ma lo rifaccio volentieri. Ui! È passato tanto tempo da quando mi sono rilassato in questo modo. È una bella sensazione. Questo è strano, ragazzi, perché vorrebbe dire che tutto sommato Jack non ha avuto una bella vita. Bellissimo mare, buon cibo, adoro Aloha. Bene. Oggi voglio davvero imparare a nuotare. Gio, Jack, dopo potresti insegnarmi a nuotare? Sì, ok, devo parlare con tutti come al solito. Bud. Ci sono così tanti pesci dai colori vivaci. Chissà se sono commestibili. Ecco, andiamo sempre a parare su quell'argomento. Basta lancare. L'oceano è così bello, non mi stancherei mai di guardarlo. Sì, rimarrei qui per sempre se fosse possibile. Rilassati, Zack, stai esagerando. Hai acqua e braccioli gonfiabili sulle braccia e continui lo stesso a affondare. Cavolo. Hai stato a mio afio nell'acqua. Mai stato a mio agio nell'acqua sarebbe. Mai stato a mio agio nell'acqua. Ah, l'ha tradotto Gio. Che intendo dire? Diciamo che una volta rimasti intrappolato in un sottomarino. Ma che risate. Boccheggia. Se non sapete di cosa sto parlando, perché questo è avvenuto nel 2. Vabbè, dettagli. Il tempo è quasi finito, dovremmo prepararci tutti per tornare indietro. Davvero? Non potremmo rimanere un altro po'? Questo è interessante. Cosa c'è, Mrs. Tia? Non è nulla. Fate in modo di tornare per tempo. Oh, cavolo. Credo che sia la prima volta che vedo Jack che si diverte. È vero, ragazzi, è strana questa cosa. Eh? Che c'è? Oh, no. Cosa? Cosa c'è di così? Ragazzi, come mai quello sguardo strano? È sparita! La mia roba che ho lasciato qui è sparita! Anche la mia! È sparita pure la mia roba! Anche la mia! Che l'abbia rubata qualcuno? Credo che sia possibile! Siete tutti idioti! Fare attenzione ai ladri è la regola numero uno quando si è in vacanza! Che cosa è sparito? La mia maglietta! I miei pantaloni! Il mio foulard! Era molto costoso! La mia borsetta! Era il regalo di un fan, ha un valore sentimentale. Maledizione. Quel grosso wizard non ci ha detto di andare a trovarlo se avessimo avuto problemi? Oh, vero. Ok, muoviamoci e andiamo da Strong. Che problema ti stai affliggendo, giovane? A dir la verità. Oh, ai tuoi amici sono state sottratte le loro cose. Temo che sia stata opera dei wizard banditi. Wizard banditi? Sono dei wizard senza operatore che compiono recentemente. Perché lampi? Vabbè. Recentemente hanno formato una banda prendendo di mira come obiettivo per i loro furti i turisti. Ok. Sa dove questi banditi wizard potrebbero trovarsi? Solitamente sono sulla strada onda, ben lontani alla portata degli umani. Generalmente ammassano il loro bottino sulla strada onda. Se fai in fretta potresti riuscire a prenderli. Ok, ci andrò immediatamente. Generalmente dovrei essere io ad andare, ma al momento sono terribilmente occupato con la gestione del sistema ambientale. Comunque non credo che abbiate bisogno del mio aiuto. Pregherò per il vostro successo. Grazie, forza, andiamo, Megan. D'accordo, andiamo sulla strada onda facendo il cambio di onda M. Chi siete? Ehi, ha preso i pantaloni di Zack. Sei il ladro. Restituisciti ciò che hai rubato. Pensate che vi dirò eccomi qui e vi ridarò la vostra roba? Se rivolete la vostra roba dovete riprenderla. Ok, va bene. Perché non c'è mai qualcuno che mi dà la roba? Vieni qua.
Vieni qua. Perché laghi? Ah, che palle. Che roba è? Ah ah ah. Ho preso un chilo, mi ha preso. Ok. E il problema è che non posso. Infatti, non mi ricordavo, non posso colpire un bersaglio che è dietro un Hackpanner. E anche parecchi punti vita. Mosse a caso, non preoccupare. Oh, 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 ho levato l'Hackpanner. Ok. Torna qua, codardo. Sei di genere, no? Vieni qua. Vieni qua. Là. Ci voleva tanto a camminare su quell'esatto spazio. Non lo so io. Ok ragazzi. Ah no, c'è un discorso, ok. Mi hai beccato. Ti restituirò ciò che ho rubato. Geo si riprende i pantaloni di Zack. Troviamo gli altri oggetti. Sì, dovremmo continuare a cercare sulla strada d'onda. Ok ragazzi, però recupereremo le altre tre cose nel prossimo episodio. Quindi se vi è piaciuto lasciate un commento. Metti mi piace, iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. Sul fungone. Sento uno scherzo. Sì, ma sono sempre quelli dentro. Con la che sta lasciando, che sta, come si dice, zappando, sta zappando. Oddio, è spawnato male ed è morto. Ciao. Ciao. Oh, oh. Questo mondo è un po' buggato.